Buonasera fratelli nerazzurri e non, bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu. È 1-0-0 e un Inter che nel primo tempo non mi è dispiaciuta, ma tutto sommato mi aspettavo un'altra partita. E io vi devo dire le cose come le penso, come stanno, come mi vengono. E purtroppo, mi aspettavo un Inter un po' diversa. Il primo tempo non mi è dispiaciuto. Primo tempo non mi è dispiaciuto. Abbiamo visto un Dumfries a destra e un Di Marco a sinistra, poi solita formazione iniziale dell'ultimo periodo. No, beh, è vero, con Vessino centro-destra e centro-sinistra Barellino con Brozo dietro di loro, classica difesa, e davanti Dzeko Lautaro Martinez. Un primo tempo che tutto sommato l'Inter mi è piaciuta, ha preso una traversa e sei abbonato alle traverse, Barellino mio. Con un Barellino che ha fatto un primo tempo veramente fantastico, era ovunque. E un Dumfries che mi è piaciuto, ma doveva incidere di più, doveva fare secondo me meno cross e puntarli di più. Perché? Perché loro vanno in difficoltà in fase difensiva, perché hanno due esterni veloci, tecnici, però che soffrono se li punti. Dovevamo sfruttare di più le fasce sotto questo punto di vista, nel mio piccolo, secondo me. Venendo al primo tempo, abbiamo avuto, come dicevo, tipo al quindicesimo questo palo di Barellino. Prima un'ottima occasione, perché le occasioni alla fine nel primo tempo, quelle nitide, ne abbiamo avute noi, con un Dzeko che non mi è piaciuto oggi, perché faceva pochi movimenti. Idem Lautaro Martinez, pochi movimenti, perché loro hanno una difesa sempre allineata, però sono molto molto lenti, quindi dovevano proporsi di più, dovevano fare dei movimenti diversi e purtroppo questo non hanno fatto e sono stati anche un po' imprecisi, ma anche nei semplici appoggi, perché poi vedremo che nel secondo tempo Lautaro Martinez è stato impreciso perché sbaglia comunque un'occasione che a detta del telecronista era facilissima, non era la più facile perché piglia la palla sotto, però comunque doveva essere un attimino più preciso. Primo tempo che dicevo, l'Inter non mi è dispiaciuta perché abbiamo concesso qualcosa ma dei tiri laterali, ma loro hanno un ottimo palleggio, ci scavalcavano al centrocampo e puntavano sulla velocità delle fasce. La nostra difesa nel primo tempo ha retto molto bene. Ah, ecco, uno Skriniar monumentale, perché uno Skriniar veramente monumentale. Ha fatto una partita da 8 in pagella, un buon De Vrij e un bastoncino che ha fatto bene, però non è il bastoncino che conosco io, è ancora un attimino è giù di forma a seguito dell'infortunio, non è ancora recuperato appieno perché ha fatto un'ottima partita, però il nostro bastoncino in genere fa delle partite eccezionali, quindi sotto standard solito. Anche se non ha fatto male, un Di Marco che non mi è dispiaciuto, soffriva un po' la velocità sulla sua fascia, però non mi è dispiaciuto. Ha fatto un'entrata un po' killer che gli è andata bene, tutto sommato ha fatto quello che doveva fare. Poi, venendo al secondo tempo, qua la partita cambia. Io pensavo che nel secondo tempo l'avremmo tranquillamente portata a casa, invece è venuto fuori il loro palleggio. Il loro palleggio è venuto anche un po' fuori perché nel primo tempo. A seguito di un intervento duro, ma nel senso non falloso di Dumfries, stile NFL più che calcio, Traoré, il loro centravanti, ricordiamo ex Ajax, quindi punta di riferimento loro, si è gravemente infortunato. Mi dispiace molto, auguri al ragazzo, e facendo così. Indirettamente, lo so, sembra blasfemia, però gli abbiamo fatto un po' un favore perché comunque entra un falso 9, quindi un 9, come dicono i fighi, no? E quindi aumentiamo il loro palleggio. Aumentiamo il loro palleggio è anche difficile andarli a prendere. Nonostante questo, però, non è che Handanovic sia stato impegnato, anzi, io parate di Handanovic, onestamente, non me le ricordo. Non me le ricordo perché loro, per fortuna, molto imprecisi. Però all'inizio del secondo tempo, per un buon quarto d'ora, abbiamo sofferto tantissimo. Anche perché quello che non ho capito è stato il cambio di Brozovic. Cioè, io quando mi cambia Brozovic, onestamente non capisco. Non capisco perché Barella, come
vertice basso, chiamiamolo così, a centrocampo, non ha i tempi e sbagliando i tempi dava modo a loro di venire su un po' troppo pericolosamente. Ecco, l'unica cosa che mi piacerebbe che qualche giornalista mi domandasse il perché del cambio a Brozo, perché Brozo era imprescindibile, ma si è visto nel secondo tempo la mancanza del Brozovic lì. Questo è il mio parere e non è una critica al mister, è una cosa che io non ho capito, ma io non faccio l'allenatore, ok? No, specifichiamo che assolutamente non è una critica al mister, anzi, io gli voglio bene al mister e ogni nostro mister lo sosterrò fino in fondo come ho sempre fatto. E quindi, dicevamo, quel cambio lì non l'ho tanto capito, poi sostituisce Lautaro Martinez, entra dentro Sanchez. Sostituisce appunto, stavo dicendo, Brozo per Calhanoglu. Calhanoglu anche oggi impalpabile, purtroppo. E quindi nel secondo tempo, però, nonostante questo quarto d'ora, questi 20 minuti dove li abbiamo subiti, perché purtroppo li abbiamo subiti, le occasioni le abbiamo avute noi, perché abbiamo avuto ben tre occasioni. Tre occasioni, quindi bisogna essere più precisi, perché? Perché comunque, allora, occasionissima di Lautaro Martinez, piglia la palla sotto prima della sostituzione e sbaglia il gol. Poi entra Correa fa un gran numero con un paratone che salva il risultato per quanto riguarda il portiere dello Shakhtar e sul calcio d'angolo conseguente è un De Vrij che svetta di testa e altro paratone. Questo vuol dire che in queste partite qua ci manca cattiveria, ci mancano gli automatismi e siamo assolutamente imprescindibili da Brozovic. La frase fatta, tutti sono utili, nessuno è indispensabile, al momento per Brozovic non vale. Adesso testa al Sassuolo, sabato pomeriggio, quindi fratelli nerazzurri, incitiamo sempre ragazzi, stiamo vicini ai ragazzi, siamo all'inizio di un percorso, questo è un pareggio che comunque non è pesante sotto il punto di vista della classifica perché comunque dobbiamo battere lo Shakhtar in casa e poi ci sarà la doppia partita con lo Sheriff che assolutamente dobbiamo portare a casa due vittorie più lo Shakhtar 3 e poi problemi non ce ne dovrebbero essere. Però per fare questo dobbiamo crescere come automatismi, dobbiamo crescere come consapevolezza europea. Ecco, ci vuole più cattiveria, anche Dumfries mi è piaciuto, però più cattivo Dumfries, che sei fortissimo, più cattivo. Ragazzi, vi saluto. Di Milano è Simbolo Regale, il biscione dell'Internazionale. Continuate con le iscrizioni e se vi è piaciuto il video, pollice alzato. Un bacio grosso a tutti, forza Inter e buona serata.